Salve e benvenuti a People, il primo programma fatto interamente di Vox Populi, con la tua voce. Oggi, in base alla recente sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato le condanne ai responsabili di quanto è successo con l'amianto, con l'Eternit a Casal di Monferrato e a Bagnoli e a Taranto, abbiamo chiesto alla gente di Roma se appunto in virtù di questo problema si sentisse al sicuro, se fosse ancora presente l'amianto e le loro abitazioni. Come è andato a finire? Restate con noi. Salve, vi sentite sicuri a Roma con la questione della polvere d'amianto? Beh, sicuri no, assolutamente. È dappertutto uguale in tutta Italia comunque. Cosa pensa che si possa fare per rimediare a questa situazione drammatica? Io penso che alla fine non riusciranno a fare niente perché costa troppo e le aziende o le smaltiscono illegalmente, se no non spenderanno mai tutti quei soldi per smaltire. Grazie. È un problema senza risoluzione. Grazie. Dobbiamo pensare noi? Io non credo che ci dobbiamo pensare noi. Certo, io cerco di allontanarmi il più possibile dalla città, però voglio dire, non è problema nostro. Certo, per i figli che crescano diventa un problema molto molto serio. Come si potrebbe fare secondo lei per migliorare? Per essere sicuri che venga rimosso tutto? Macchine fanno i servizi, non è quello, non lo so, ci vuole proprio... Io non è che mi interesso di quello, però non lo so proprio come si può fare. Certo, se ci pensa lo Stato, c'è i miei scienziati, allo Stato perché pensassero loro. Sì, penso c'è stato. Nel condominio lì alla Magliana c'è stato. Come si può fare per rimuoverlo, signora, per stare tutti più tranquilli? Sui lavatoi di tutti ancora c'è. Anche di qua, dappertutto. Secondo me c'è sempre stato e sempre sarà, non è un problema che c'è. Troppe case vecchie ci stanno e lì ci stanno l'amianto. Calcola che fino a poco tempo fa c'erano l'acqua del cassone, perciò ancora ci saranno parecchi di cassoni. Come si può fare per risolvere la cosa secondo lei? Sarebbe una cosa troppo difficile dirla, che neanche si può dire. Cioè i levi e basta. Non è che ci vuole tanto, capito? Dove stanno, se tolgono, poi tocca se quelli vanno tolti o non vanno tolti. Sta tutto lì. Ti senti sicuro col problema dell'amianto a Roma? Veramente non lo saprei dire, però non lo so. Bisogna prima di tutto accertarsi di vedere la profondità della situazione e poi fare una conclusione, no? Quindi per chi lavora, per chi studia, quindi è un problema che deve anche essere approfondito. Quindi. Come pensi che si possa approfondire e risolvere questo problema? Prima di tutto sapendo qual è la situazione reale del problema e a partire di quello si prende una soluzione o una conclusione logica, no? E quindi a partire da questo si fa un'analisi e poi si conclude, no? Però se ti si travolge tutta la situazione della vita, quindi è un po' grande la difficoltà di prendere soluzione, no? Conclusione. Tuo paese, come funziona il problema? Anche ancora più difficile, perché la situazione non soltanto è dal punto di vista sociale ma anche politico, amministrativo, economico, sociale, e quindi è una problematica che travolge non soltanto le piccole imprese ma anche tutti quanti, quindi è un problema che ancora si fa più forte, si fa più profondo, quindi direi che la soluzione è un po' più complessa dal reale da qui. Se mi sento sicuro, almeno dove abito io sicuramente non c'è amianto, c'è solamente verde, alberi. Qui non credo che ce ne sia, con questa tipologia di costruzioni non dovrebbe essercene. Comunque il Lazio, se non vado errato, è una delle zone meno contaminate dall'amianto. Come si può fare allora per risolvere il problema nel Lazio, magari decontaminarlo definitivamente anche nel resto d'Italia? Il Lazio è poco contaminato e niente, per eliminare definitivamente bisognerebbe fare le sanificazioni, solamente che mi sembra di questi tempi un po' opinabile
che si vada avanti in questa direzione. D'altra parte, diciamo, le cose si fanno sull'onda dell'emozione globale, no? In questo momento, col fatto che Casal Monferrato, o anche, magari se ne nomina poco adesso, ma anche nel problema della ex Olivetti, De Benedetti, anche quella è una cosa sempre legata all'amianto, allora la gente subito si sveglia. Poi la cosa passerà piano piano nel dimenticatoio, come tante altre cose, e quindi diciamo che forse, ne dico un paradosso, nelle situazioni in cui siamo oggi, forse è preferibile non bonificare, in quanto se eventualmente danno dei fondi per poter bonificare, quei fondi da tutto andranno a finire nelle bonifiche. E già è successo, già lo sa lei, no? Bene, il nostro Viaggio People di oggi finisce qui. In base agli ultimi avvenimenti riguardanti la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, che ha annullato le condanne ai responsabili dell'Eternit per quanto riguarda le vittime di Casal di Monferrato, di Bagnoli di Taranto, generate dall'amianto e dalle polveri respirate durante la lavorazione, abbiamo chiesto Romani se si sentissero sicuri a Roma con questo problema, se ci fosse ancora dell'amianto nelle loro case, e ne è emerso quindi un bisogno di sicurezza maggiore, soprattutto di rimozione definitiva di queste lastre che tanti problemi generano e che possono far ammalare le persone, lo ricordiamo, anche nell'arco di 30 anni. Come andrà a finire? Restate con noi e attenzione alle polveri.